Beh, ma davvero. Allora, un chiarimento per favore su questa storia dell'ecobonus. Come funziona veramente? Io, diciamo, ho studiato da economista e ritengo che, anche rispetto a quello che abbiamo sentito oggi in questo dibattito che è stato estremamente interessante, noi dobbiamo fare i conti se conviene all'Italia o non conviene all'Italia. E se conviene all'Italia, come io ritengo, e ve lo spiegherò, è sacrosanto. Facciamo un po' di conti. Cioè, la Grimaldi da sola trasporta 1,5 milioni di trader. Se non ci fossero questi trailer e questi trasporti fossero fatti da guidati, costerebbero 300 euro in più, in media, tra Spagna, Italia, lo sanno tutti qua nel mercato. Quindi vuol dire 450 milioni di euro in più. Diciamo che tutto il resto dall'Italia contano quanto Grimaldi, forse un po' di più, ma siamo intorno al 50%. Gli altri armatori che fanno trasporti di autostrade del mare. Quindi vuol dire che arriviamo a 1 miliardo di euro. Per risparmiare questo 1 miliardo di euro che risparmiano gli italiani, le industrie del mezzogiorno, perché parliamo moltissimo della Sicilia, esportano e diventano più competitive perché abbattono di 300 euro il costo del trasporto. Ma è sacrosanto o no? Se si risparmia 1 miliardo di euro, spendere pochi milioni di euro per mettere in moto un qualcosa di estremamente virtuoso nei confronti degli trasportatori responsabili, perché quelli che scelgono di una logistica evoluta e quindi di utilizzare il trailer sono i trasportatori responsabili. Quindi di fronte a questi trasportatori responsabili che devono investire nella logistica, quindi in capannoni, è giusto o non è giusto che l'Italia spenda dei soldi per accelerare questo processo virtuoso? Questi sono i costi interni della mobilità e vogliamo parlare dei costi esterni, miliardi di euro. Quanto si risparmia in termini di emissioni? Quando parte una nave mia con 500 camion, quante emissioni meno fa rispetto ai 500 camion se vanno in guidato? Gli stessi 500 camion, partono 4 navi ogni giorno, dall'Italia alla Spagna, e sono 2000 camion che si muovono ogni giorno tra Livorno, Savona, Barcellona e Valencia. Questi 2000 camion che si muovono ogni giorno, quanto fanno risparmiare in termini di emissioni che non passano per 20 miglia? Quanto è l'incidentalità in meno? Quanti ritardi in meno ci sono sulle strade? Quante emissioni in meno ci sono su tutte le strade che passano per tutti quei bellissimi allora posti? Perché c'è questa opposizione? Ma io non lo so, cioè è assurdo. Noi parliamo di miliardi di euro di risparmio, parliamo di miliardi di euro e ancora stiamo a dire se farlo o non farlo. Cioè il moltiplicatore, facciamo fare uno studio alle più grandi università, visto che sono detti sì, è stato fatto nel passato, io perciò sono stato il promotore dell'autostrada del mare tanti anni fa con la Loyola del Palazzo, sono venuti 3 ministri e il Presidente della Repubblica di allora, 20 anni fa, scrisse un libro, che era il libro giallo sull'autostrada del mare. Da allora si è mosso tutto, noi muoviamo 1,5 milioni di camion, non sono un numero piccolo, che moltiplichiamo per le tonnellate, per le cose, e tutto questo si sta evolvendo, questo acceleratore di processo costa spiccioli, noi parliamo qua di miliardi di euro che si spendono per cose molto spesso inutili, e qua invece dove esiste un vantaggio enorme per il cittadino italiano che va a comprare, perché qualsiasi bene alimentare se arriva con un costo di 300 euro in meno, costa di meno nel supermercato. Vabbè, domani c'è questa audizione, vantaggio, la Commissione dei Trasporti, vantaggio è miliardi, forse è l'occasione. Assolutamente, ma tutto questo può essere calcolato, è stato già fatto. Io lo feci 20 anni fa con gli amici della Terra, fecero un conto sui costi esterni della mobilità, erano un multiplo pazzesco rispetto a lo dicevano gli ambientalisti, non è che lo dicevano gli imprenditori, che quindi solo la parte
dei costi esterni, incidentalità, rumore, ritardi, blocchi sulle autostrade, quindi insomma c'è un costo enorme. L'incidentalità vuol dire costi per l'amministrazione, perché deve la sanità, cioè tutto questo viene ridotto in maniera mostruosa dalle autostrade del mare. Le autostrade del mare sono un grande affare per lo Stato, e se non fosse così i soldi non si devono spendere, perché spendere questi soldi? Ma io quello che voglio dire, questo avverrà, si sta muovendo e cresce. Ora lo Stato, attraverso questi incentivi che sono degli spiccioli rispetto ai vantaggi che ci sono, questi soldi vanno spesi per accelerare il processo. Di fronte a questo, diciamo, 3 milioni di camion, 1,5 milioni Grimaldi, un altro milione gli altri, un altro 1,5 milioni, 3 milioni, ce ne sono almeno altri 10 milioni che vanno via terra. E perché non acceleriamo questo processo? Se si accelera si ha un grande vantaggio per il paese. Questo, però, allora, l'Associazione Mondiale degli Armatori ha 100 anni e, pur essendo noi un paese piuttosto bagnato, è la prima volta che un italiano diventa presidente. Siamo anche fondatori, noi siamo stati, ho visto le fotografie di 100 anni fa a Londra adesso, e c'erano degli italiani che sono stati tra i fondatori di questa associazione. Però un italiano mai presidente, mai presidente. A dire la verità è molto anglosassone, però l'Inghilterra ha dominato nei 100 anni scorsi. I mari. Anche se poi usava la bandiera di Genova. Però diciamo, ha dominato i mari. Allora, che cosa può fare un italiano in questo incarico? Ma io credo che al di là dell'italiano è importante continuare nel lavoro che questa nobile istituzione ha fatto nei tanti anni con i vari presidenti giapponesi, greci, che sono i primi e i secondi armatori del mondo, quelli che mi hanno preceduto, i danesi, che avevano il più grande armatore del mondo, che era Maersk. Insomma, le tre più grandi priorità sono sicuramente i marittimi. I marittimi hanno sofferto in maniera mostruosa il Covid, più di qualsiasi altra classe. Pensate che cosa vuol dire stare lontani dalle famiglie per mesi, non poter tornare a casa. Molto spesso dalle navi non potevano tornare. Molto spesso quando la nave era c'era della malattia a bordo, non gli veniva nemmeno permesso di scendere a terra, nemmeno per curarsi in alcuni stati. Cioè, questi praticamente venivano considerate delle bombe, e a stento qualche volta veniva qualche medico a bordo. Navi da crociera respinte dai paesi con 2-3 mila persone, 4 mila persone a bordo. Quello che è successo è veramente assurdo. E nei confronti dei marittimi, che sono 2 milioni di persone che lavorano nel mare, ci sono dei doveri che dovrebbe avere tutto il resto del mondo, i 7 miliardi di persone, perché quei 2 milioni di persone hanno permesso agli altri 7 miliardi di stare a casa. Come lo diciamo per l'autotrasporto, perché è altrettanto importante in Italia, cioè se si è potuti stare a casa è perché l'autotrasporto qualcuno portava ha permesso qualcosa a casa. Le merci, però l'80-90% delle merci nel mondo si muove prima con le navi e poi successivamente con i camion. Quindi se non funziona il trasporto, nessuno poteva stare a casa, come si faceva l'isolamento? Quindi ma pensate ad un... ci vuole un maggiore rispetto per i marittimi, e soprattutto questo rispetto andava dimostrato quando si sono fatte le campagne di vaccinazione. Cioè avrebbero dovuto ricevere delle priorità che spesso non sono state ricevute, qualche volta sì, e a quelle istituzioni che sono state sensibili nei confronti dei marittimi. Ma, diciamo, in Italia com'è andata? Ma devo dire la verità, molto meglio che in altri paesi. Noi ci siamo dati molto da fare anche nel contattare le istituzioni, molte regioni, perché poi qua diciamo, poi alla fine sono le regioni che hanno in mano la sanità, e quindi spesso sono venuti a bordo, hanno vaccinato le navi, hanno messo a disposizione. Cioè in Italia credo che abbiamo fatto molto meglio che in altri paesi al mondo, molto molto meglio. Autostrada del mare in